Incendio nello stabile di via Fabio Filzi ad Arezzo, l'ex asilo, oggi dormitorio di alcuni senza tetto e spesso teatro di spaccio e consumo di droga. Lo stabile dovrebbe diventare, dopo una ristrutturazione, la nuova sede della Polizia Municipale di Arezzo, ma i lavori non sono ancora partiti. Le condizioni in cui versa ormai da anni hanno anche indotto alcuni residenti a presentare un esposto presso la Procura della Repubblica di Arezzo. Questa mattina l'ennesimo brutto risveglio. Sono stati proprio i residenti ad accorgersi delle fiamme. Alle prime luci dell'alba si è capito che qualcuno aveva appiccato il fuoco ad alcune suppellettili che si trovano nelle resede dell'ex asilo. Sul posto i mezzi dei vigili del fuoco del comando di Arezzo non ci sono stati feriti e le fiamme sono state subito domate, ma come si vede c'è una fitta vegetazione e tante foglie secche. Il pericolo quindi di un incendio di maggiori dimensioni era reale. L'ennesimo episodio spiacevole per chi tutti i giorni assiste a scene di spaccio e consumo di droga in questo stabile, che peraltro è circondato dalle abitazioni. In tutto 70 i cittadini della zona che hanno firmato l'esposto.